Veramente te non ti ho fatto con Briganti. No, perché questa serie BB non è indifferente, cioè, assolutamente no. Cioè, oltre ad aver fatto il gol, ha fatto anche il gol che ci ha permesso appunto di vincere. Beh, ce n'è stato uno, però quel gol lì l'ha fatto lui. A me questo Livorno, ragazzi, non finisce mai a sorprendermi. Purtroppo a volte me la negativa, però questa volta lì, meno male, me la positiva. Comunque, precisazione prima di iniziare a parlare comunque della partita. Io voglio specificare che, anche se non è che lo faccio perché mi sento di dirlo, no, lo voglio dire perché mi sembra corretto e perché rimpo le idee, no? Eventualmente magari uno non avesse capito se voglio entrare tutte le volte. Io di tutti i giocatori apposta del Livorno non ho mai detto sono giocatori di merda, sono giocatori del cazzo. No, ho detto, o perlomeno ho sempre voluto far capire, poi uno intende a modo suo, che per quello che fanno vedere, per le prestazioni che fanno, sembrano giocatori di merda, barra del cazzo. Ecco, lo voglio dire. No, perché magari ci dice, ma te ti piace l'altro, sei imparato male perché ha fatto gol, è diventato il tuo idolo. No, a parte che idolo era un parolone, però non è che ce ne parlavo male, perché è vero, ragazzi, chi è che dice il Biagianti, lascia stare la cosa di ieri, ha fatto go nel Livorno, ha fatto il centrampistone, non è vero, sarei bugiardo a dirlo opposto, appunto. Comunque, adesso ultima sera sui Biagianti, va ringraziato questa volta, perché comunque secondo me probabilmente se non faceva quel gol lui, non so se si riusciva a fare un altro gol. Ma no, perché non abbiamo avuto l'occasione, no, assolutamente, solamente perché sembrava che la porta fosse un po' stregata, e poi la finalizzazione con concretezza ieri lasciava a desiderare. Siamo stati poco lucidi davanti porta, perché le occasioni fra l'altro ce ne sono state anche abbastanza. Insomma, comunque, passiamo al classico commentino barra parolone, analisi della partita. Allora, seconda vittoria consecutiva, seconda vittoria appunto da quando è tornato Panucci. La squadra, a parer mio, si vede che ha un'altra volta un po' l'entusiasmo, entusiasmo che cresce, spero, vincendo. Però una osina che poi la veniva bene, perché come ho sempre detto basta poi il risultato alla fine. Ieri in confronto alla partita col Brescia l'ho visto la squadra che, soprattutto il secondo tempo, il primo tempo no, anzi il primo tempo era una partita a manette, mi garbava a bestia, la squadra che ogni tanto si perdeva un po', andava un po' in tilt, e questo tilt a volte ha provocato delle osi un po' pericolose da parte degli avversari. Quindi è l'unica osina che non mi è garbata, poi per il resto la squadra mi è garbata, e che comunque, come ho già detto prima, i giocatori sembrano riavere acquisito un po' la voglia di comunque rifare qualcosa, perché il campionato non è assolutamente chiuso, siamo sempre all'inizio del giro di ritorno, e quindi si può fare, non dico ciò che vogliamo, però poi ci manca, quindi bene così. Comunque, ora come sempre, primo e secondo tempo. Allora, pronti via, come ho già detto prima, il Livorno dopo pochissimi minuti ha cominciato ad essere veramente veramente aggressivo, infatti ha creato uno spot d'occasioni che purtroppo non è riuscito appunto a finalizzare, a concretizzare. Quindi bene o male il primo tempo è stato quasi, non solamente completamente appunto predominio nostro, perché la Ternana si è vista veramente poche volte, soprattutto dal punto di vista offensivo, ma anche del gioco, perché comunque il gioco si è sviluppato maggiormente nella diciamo metà campo della Ternana, ecco, quella lì difesa barra centroampo. Insomma, Livorno che appunto ha creato, come ho detto prima, non è riuscito a concretizzare tutto quello che ha creato. Arriviamo al secondo tempo, personalmente mi aspettavo che Panucci va lì, ci ragiona un po' i giocatori, si entra con la stessa voglia, con la stessa aggressività, con lo stesso gioco, perché comunque non giochiamo male, non benissimo, però non giochiamo male. Ora si fa gol. Il fatto che si entra in Livorno, appunto, come ho detto prima, subito dopo poco è andato un po' in tilt, forse perché la Ternana ha preso un po' di coraggio, ha provato a giocare un po' meglio, a creare qualcosa di più, e per fortuna nostra non c'è mai stato diciamo quella serie di occasioni di pericolose da parte della Ternana, no. Però è stato il fatto che la Ternana si è resa
un po' pericolosa, soprattutto come poi vedrete, o l'avete già visto, insomma, le highlights, soprattutto su un calcio d'angolo, nel quale, meno male, poi Gasbar non ha fatto gol. Gasbar è potuto per liberare, ha preso il palo e appunto ha rischiato, come ho detto, di fare un altro gol. Insomma, essere fatto appunto da tempo è iniziato male, perché Livorno comunque non riusciva neanche magari a, non tanto a sortire, a uscire dalla difesa, però non riusciva proprio a giocarsi, a giocatori che magari non sapevano a chi darlo perché non facevano i movimenti giusti, o peggio ancora magari venivano sempre marcati, o poi perdevano palla, o questo sì ne vive. Poi niente, arriviamo a un momento un po' prima della sostituzione di Lucio con Biagianti, perché Biagianti comunque è entrato nel suo tempo, sta di riserva, sta di, siamo in questo caso la riserva d'Orio. Il Livorno già cominciava un pochino a riprendersi, insomma, resta di fatto che con Biagianti, seppur non c'è stato un cambiamento drastico a livello di prestazione, cioè non è che è ritornato a giocare come nel primo tempo, però sicuramente hai migliorato un po' quanto facevi vedere nel secondo, resta di fatto che Livorno, grazie ad un cross di Jelinic che l'ha buttato nel mezzo, riesce ad andare in vantaggio con Viaggianti, che era, diciamo, l'ultimo uomo non marcato, proprio siamo così, il pallone va, passa tutta l'area, no? Viaggianti al volo di destro, di piattone se non erro, schiocca e te la butta alle spalle di Mazzoni. Mazzoni che, fra l'altro parentesi, maledetta la miseria, un Dio che con noi facesse ridere, perché sarei bugiardo, perché tanto ha fatto le paratone, però ieri boy sembrava veramente insuperabile. Comunque, niente, 1-0. Fra l'altro ho visto Biagianti contento di esultanza, pensavo c'era Rottoglioni, perché Biagianti comunque prima di venire da noi era considerato, cioè, soprattutto anzi a Catania, un mega super centrocampista, e secondo me è un giocatore del genere, che laggiù, se non sbaglio, era il capitano, comunque sicuramente, come ho detto prima, era un elemento fondamentale. Secondo me, da essere fisso lì a venire qua a fare la panchina in Serie B, mi aspettavo facesse gol, non risultasse nemmeno, no? Invece mi ha fatto piacere, perché comunque sembra che anche i, questa è la cosa mia, che anche comunque le riserve, che magari non sono riserve giovanili, che magari non giocano perché non hanno esperienza, ma magari riserve perché, diciamo, quelle un po' più come di esperienza, proprio non siano notti, tra virgolette, sembra che comunque anche loro tengano alla squadra. Spero che il Vincenzo non abbia esultato solo per se stesso, perché aveva fatto gol, ma spero per la squadra. Comunque, insomma, fatto il gol, mancava più o meno 10 minuti, ma mettiamo 15 con recupero. Il Livorno ha provato a fare qualcosa, maledetta la miseria, non è riuscito nemmeno a chiudere la partita un po' prima, ha voluto rischiare, perché comunque la Ternana sul finale, ma come la Ternana, come del resto sempre, il Livorno c'ha i classici 5 minuti di sofferenza sul finale, se vinci o anche se pareggi. Insomma, il Livorno è riuscito appunto a chiudere un'occasione con Bonino, che l'ha tirata di po' fuori dal palo, però di anche lì Bonino, maledetta la miseria, ci ha tirato una peta. Ora era bella la precisione e la potenza, però non c'è stata né quella né quell'altra. Scegli almeno una delle due, piuttosto tirare potenza, almeno sei più giustificato se la butti fuori, tra virgolette giustificato. Comunque, niente, ha fatto quel gol di Biagianti, è stata una cosina, si è resa più pericolosa un po' nella Ternana, però alla fine non è cambiata la, cioè, non è cambiata la sostanza, ecco. Appunto, finisce la partita 1-0, grazie appunto a Biagianti, come dal titolo, ma Garbato l'ho scritto anche grosso, perché mi garba Biagianti. E Livorno appunto riesce a vincere per la seconda volta di fila, cosa che avevo detto a inizio, tra virgolette, un momento. Bene, sono contento perché a parte che la classifica, seppur non in maniera eccezionale, però è un po' migliorata, perché ora siamo, se non sbaglio, a 30 punti e abbiamo raggiunto, mi pare, proprio la Ternana, no? A livello di punti, pare che lei sia sui 30. Niente, non so che di, perché sono contento che, cioè, che l'andamento sia diciamo interrotto, a quanto pare, non per casualità, perché se la volta ci diamo vinta una, magari poi ricomincio a perdere, invece no, meno male se addirittura su due partite, due vittorie consecutive. Quindi tuttora spero che questo brutto andamento che si era creato sia stato definitivamente interrotto. E boh, sinceramente io non so voi,
però anche se è veramente superficiale dire così, perché alla fine non è che su 10 partite, nel senso, hai fatto 25 punti per dire, cioè solamente su 2 partite ne hai vinte 2, quindi non è che sia cambiato così tanto, cioè nel senso non puoi sapere ancora cosa succede, non c'è un diciamo un punto, no, da di posso dare un giudizio, però è stato il fatto che io, come ho già detto, vedo una squadra diversa. E poi non so voi, ma io veramente ho le smanie di sapere cosa succede in campionato. Cioè a me mi è sempre piaciuto vedere le partite di Livorno, no? Soprattutto andare, cioè vederle allo stadio. Infatti vabbè, quando parentesi, perché ogni tanto qualcuno me lo chiede, vabbè, io non voglio dire, io ho l'abbonamento e quando posso, che è 9 casi su 10, vado allo stadio in Curva Nord, vabbè. E mai come adesso ho, no, come adesso no, perché sarei a ce l'avevo così, però quest'anno mai come adesso ho questa gran voglia di vedere le partite di Livorno. Veramente, sì, che sono curioso di vedere la squadra cosa riesce a fare. L'ho sempre aspettate le partite, perché tutte le volte, soprattutto quando magari già il sabato e arrivo al venerdì, ho le smani. Però mai come adesso, cioè è finita la partita ieri, voglio andare a vedere più subito la prossima, perché ve lo giuro, questa situazione lì mi ha suscitato veramente tanto interesse / voglia, e quindi sono curioso di sapere cosa succederà. Questa è la cosa mia, non so se ce l'avete anche voi. Vabbè, era una delle mie tantissime classiche parentesi prima di concludere il video. Quindi appunto, concludiamo questo video come sempre. E niente, ci vediamo al prossimo appuntamento, alla prossima partita. E guardiamo un po' cosa accadrà. Via, dai, speriamo bene. Via, vi saluto. Ciao a tutti.